Alla Rechi il Napoli batte la Salernitana in questo derby campano per 2-0 con i gol di Raspadori e di Elmas all'82esimo, che chiude praticamente la pratica. Un Napoli che ha dominato praticamente in quasi tutta la partita, a parte l'ultima parte del primo tempo dove la Salernitana è riuscita a creare qualcosa, ma nulla di che, perché il Napoli praticamente non ha rischiato nulla, la difesa del Napoli non ha rischiato nulla. Il Napoli che utilizzando il 4-3-3 questa volta trova dei riscontri positivi perché crea veramente tanto, tantissime sono le occasioni create oggi dal Napoli, soprattutto con due scatenati lì davanti che sono Raspadori e Politano, vicinissimi al gol veramente in tantissime occasioni. Secondo tempo palo di Politano addirittura, quindi insomma un Napoli che ha macinato veramente tanto gioco. Un risultato che anche sta un po' stretto alla squadra di Garcia, perché naturalmente con tutte le occasioni che ha creato il Napoli poteva veramente affondare la Salernitana dal punto di vista del risultato. La Salernitana ha cercato soprattutto di difendersi, naturalmente, perché in attacco ha fatto ben poco, basandosi sul pressing, quindi cercando di ostacolare anche la manovra del Napoli, ma poi il Napoli in velocità, con le ripartenze, con la qualità dei singoli, è riuscita a imporsi, insomma, sulla Salernitana. Un Napoli che piano piano, insomma, cerca di ritrovare smalto, cerca di ritrovare il gioco proposto anche nella scorsa stagione. Certo, il cammino è ancora lungo, però dobbiamo dire che fin qui, insomma, da quando c'è stato quello scossone, da quando De Laurentiis è sceso tutti i giorni in campo a Castel Volturno, il Napoli ha avuto comunque decisamente una svolta positiva nel suo percorso. Intanto siamo a meno 4 dall'Inter e cerchiamo adesso di guardare naturalmente la partita contro l'Union Berlino, la partita di Champions che sarà importantissima anche per quanto riguarda l'Europa. Un bacione, Marika.